Ciao a tutti e bentornati al podcast di Compex Italia, l'unico podcast condotto da Marco e Leonardo. Ciao Marco, ciao a Ciao Leo. tutti. Dovete sapere che prima di fare questo podcast abbiamo detto: ah, riusciamo a dire qualcosa di stupido anche oggi. Eccoci, che già iniziamo. Ci siamo tolti il dubbio. Allora, scherzi a parte. Oggi è una puntata un po' particolare perché vogliamo darvi qualche dritta su cosa fare una volta acquistato il proprio Compex per poterlo usare al meglio e per poter godere di tutti i vantaggi che mettiamo a vostra A disposizione. disposizione. Allora, la prima cosa da sapere è che potete estendere la vostra garanzia. Cioè, Ecco. quando parliamo di garanzia, entriamo in un territorio particolare. La garanzia legale in tutti i paesi dell'Unione Europea è di 2 anni. Cosa vuol dire garanzia? Vuol dire che sei protetto per i difetti di fabbricazione del tuo prodotto. Quindi, tutto quello che esce da una fabbrica, noi garantiamo non solo che è perfetto per i 2 anni legali, ma ti diamo la possibilità di estenderlo di un ulteriore anno semplicemente visitando il sito compex.com/it. Andando in alto c'è una menu tendina che si chiama servizio clienti e scorrendo esce come terz'ultima voce estensione di garanzia. Clicchiamo, ci registriamo e abbiamo un anno in più. Se abbiamo però l'SP8 World Edition, abbiamo addirittura, Possiamo 3 anni in più. cazzo, 3 anni in più è veramente fantastico. Quindi, prima cosa da fare. Prendo il Compex e lo registro subito sul sito. Immediatamente. Però, prima ancora di aprire il Compex, prima ancora di aprirlo, cosa dobbiamo fare, Leo, secondo te? Non lo so, non ho idea, Non lo sa. mi stai mettendo ansia. Prima ancora di acquistarlo, dobbiamo scaricare. L'applicazione? Subito. Vabbè, Almeno non è ancora. Lo compriamo possiamo. e poi scarichiamo l'applicazione, sì. Boh, però io sai che sono una persona che si agita quando sono contento e devo fare un acquisto. Soprattutto se è un acquisto costoso. Io mi sì, scarico sì, anche sì, sì. l'applicazione, me la guardo, dico: ah, cosa posso fare con il mio Compex? Sì, no, l'applicazione è un bello strumento per avere Compex anche a portata di cellulare, per così dire. E Esatto. sull'applicazione che si chiama Compex Coach, che ricordiamo essere gratis sia su iOS che su Android, si può andare a selezionare il Compex che è stato acquistato per avere a disposizione, insomma, l'elenco di programmi che ci sono sulla macchina scelta e una serie di funzioni che aiutano nella programmazione per il raggiungimento dell'obiettivo che vogliamo appunto perseguire. Tra l'altro, spesso ci chiedono manuali di utilizzo o guide approfondite, specifiche, eccetera. Io lo so che siamo tutti abituati a sfogliare la carta, però siamo anche altrettanto abituati a usare un'applicazione sullo smartphone. E usare un'applicazione è anche una scelta, vabbè, green, questo Esattamente, è siete. evidente. Ed è anche molto più comoda, quindi trovate lì il vostro manuale di utilizzo, quasi tutto quello che c'è da sapere, anzi, direi tutto quello che c'è da sapere è su Compass Coach. Almeno il minimo indispensabile lo trovate assolutamente. Se poi, ovviamente, volete avere delle informazioni in più, insomma, approfondimenti per situazioni particolari, magari un infortunio un po' così che vi ha preso alla sprovvista e che non sapete, che vi rende un po' incapaci di orientarvi sulla scelta del programma, a quel punto lì c'è uno step in più della formazione Compex, che è la formazione online. Ah sì, questa è fantastica, è un servizio che abbiamo
Abbiamo iniziato da poco, da quasi un annetto, Però sta a prendendo offrire. piede. Funziona Nell'ultimo molto mese abbiamo bene. fatto più di 160 formazioni, quindi diciamo che, insomma, Ma se avete è bisogno di apprezzato. consigli, sì, perché se avete bisogno di consigli personalizzati su recupero infortuni, allenamento, tonificazione, quello che volete, ovviamente essendo un servizio dettagliato, è fatto apposta per chi lo richiede, è un servizio a pagamento, si tratta comunque di una consulenza con un professionista, anche qui lo trovate su www.compex.com. All'interno di prodotti, accessori, formazione e workshop, trovate formazione online e potete richiedere Un un consulto, colloquio, un consulto. Viene fatto tramite videochiamata e, insomma, cerchiamo di darvi tutto quello che vi serve nel tempo a disposizione. Poi, se uno vuole, avere a che fare con una persona fisica, che diciamo così. esatto, in grado di guardarlo, valutarlo, supportarlo, consigliarlo con il Compex, ma anche senza il Compex, cosa può fare? Può andare sempre sul nostro sito, andare nella sezione Compex Certified Trainer e cercare appunto il più vicino dei trainer certificati che sappia appunto gestire Compex con la problematica che si vuole affrontare, non soltanto problematica, anche soltanto il semplice allenarsi con l'aiuto di Compex. Noi ci tengo a ribadirlo. Noi di Compex teniamo tantissimo al lato formazione, al lato informazione e quindi non organizziamo spesso delle cosiddette academy per formare appunto dei preparatori, Professionisti. dei specialisti, dei professionisti del settore sportivo e sanitario che sappiano utilizzare Compex nelle loro materie di applicazione. A breve stiamo pensando di mettere a disposizione un'academy dedicata anche a chi si occupa di estetica e benessere, Esattamente, per in modo da. andare ad utilizzare il Compex al meglio anche in quell'ambito lì, che ha veramente un sacco di diciamo, vie di applicazione. Esatto, quindi trovate i Certified Trainer sotto la voce info del sito compex.com. Anzi, siccome diciamo Certified Trainers, perché Siamo siamo anglofoni. anglofoni, diciamo compex.com, così siamo Esatto, esterofili fino all'ultimo. Poi, tra l'altro, sempre sul nostro sito, se volete farvi un'idea come integrare il Compex in un allenamento sportivo, avete una serie di guide dedicate a sport specifici, cioè maratona, ciclismo, fitness, sci, trail running, triathlon, insomma, tantissimi. Però questi, Leo, sono consigli generici, no? sì, sono consigli, diciamo, molto, molto generalizzati. Ovviamente non possono essere applicabili su tutti, però per chi vuole, cerca un primo approccio, una prima integrazione di Compex nella pratica sportiva scelta, sono secondo me delle buone vie di inizio e sono, in realtà, si possono ancora trovare nei negozi specialistici. Ci sono ancora in giro e piano piano cercheremo di aggiornare sempre di più anche questo lato cartaceo, anche se io personalmente vorrei abbandonarlo proprio per una scelta green e cercare di dirottare tutto sull'applicazione. Certo, cioè anche perché poi nei negozi specialisti, soprattutto i piccoli negozi molto specializzati a livello sportivo che scelgono anche di rivendere Compex, spesso e volentieri organizziamo delle Piccole, dei cliniche. piccoli eventi, insomma, Sì, esatto. dedicati. E poi comunque il personale è sempre molto formato o ha un contatto diretto con noi e quindi se avete domande sull'allenamento potete parlare direttamente con i nostri rivenditori. Insomma, Perfetto. siete sempre in ottime mani, ovunque andate. Ora lasciamo un po', diciamo, il lato
diciamo, outside complex, nel senso al di fuori della macchina, e parliamo un po' della gestione della macchina in sé. Una cosa che spesso, diciamo, può creare problemi a lungo andare è la batteria nei modelli con i cavi. Perché? Sì, la batteria in tutti i device elettronici Può dare è problemi, insomma, sempre, sì, è sempre il tallone lato. d'Achille. Esattamente. Nei modelli a cavi dà un po' di problematica in più perché allora, il modello a cavi è ancora rimovibile. Quindi, fin tanto che è rimovibile, se sapete che non userete Compax per un tot tempo, per favore cercate di rimuoverla, così da non farla andare in acido, per così dire, Sì, perché perché si magari. rischiano di danneggiare i contatti, insomma, quando lo dobbiamo custodire per più di 2 o 3 settimane, togliamo la batteria. Ma Per prima di sicurezza. pensare di non usare il Compax per 2 o 3 settimane, chiediamoci perché. Insomma, Infatti. ragazzi, è una scelta sbagliata. Assolutamente. Un altro consiglio che mi viene in mente, riguardo le macchine con i cavi, ogni tanto ci scrivono e ci dicono: ah, ma non entra il caricabatterie. Quello Oppure, ah, ma è veramente. durissimo. Ragazzi, dovete togliere tutti i cavi perché non potete caricare il Compax Con i cavi. mentre con i cavi. È una questione di sicurezza perché vogliamo impedire che una persona lo utilizzi sotto carica. Poi inserire il caricabatterie bisogna fare un attimino di leva, un piccolo gioco perché bisogna spostare la sicurezza. Ma molto delicatamente riusciamo a Insomma, farlo. togliete i cavi e inserite il cavo batteria. Punto. Esatto. Esatto. Sempre riguardo la cura delle postazioni di ricarica, mi viene in mente i modelli wireless, La docking station la famosa. docking station, che è un po' delicata se la vogliamo trasportare, ma in realtà noi non siamo obbligati a portarci in giro sempre tutta la docking station e il Compax, perché la batteria di un Compax wireless dura veramente, veramente tanto. Sì, utilizzato soltanto con programmi di recupero dura all'incirca 2 settimane, utilizzato anche 2 o 3 volte al giorno. Quindi, cioè, ragazzi, la docking station serve, ma tenetela a casa, fissa in un posto senza scuoterla troppo. Purtroppo i dentini, chiamiamoli così, delle posizioni di ricarica di ogni singolo modulo sono molto delicati e quindi se sottoposti a troppo stress tendono a danneggiarsi o a rientrare dentro la docking station. Quindi ragazzi, avete una comoda pochette acquistabile o a volte inserita in bundle o addirittura venduta insieme. Tenetela, usate quella per trasportarla e basta. Molto più comoda, occupa meno spazio E vi evitate e di evitate problemi. eventuali problemi con la docking, che insomma è sicura, è lì tranquilla e non vi abbandona. Un'altra cosa che ci chiedono spesso è se devono tenere gli elettrodi in frigorifero. Allora, secondo me basta avere un luogo asciutto e non caldo, insomma, non caldo umido. Okay, se non li lasciate al sole a 30 gradi all'ombra, con intemperie fuori, l'elettrodo non si guasta. Più che altro, io consiglierei di utilizzarlo sempre senza creme, senza strati strani tra la pelle e l'elettrodo, ok? Possibilmente su una pelle depilata, ma non possiamo richiederlo a tutti. Più la pelle è pulita, più l'elettrodo dura. Ok? Lo strato adesivo ha uno strato, diciamo, di gel solidificato, per così dire, cioè uno strato di quella gomma che è adesiva. Se quella gomma si guasta, si graffia, a quel punto lì può cominciare a dare problemi a funzionare di meno l'elettrodo. Ma come funziona di meno? Funziona meno nel senso che se non è completamente liscia quella superficie lì può creare un po' di tensione Di superficiale e dare la fastidio. scossetta, dare il fastidio. A quel Insomma, punto lì, e solo a quel punto lì, dovete mettere il famoso gel per esatto. allungare un po' l'emivita
dell'elettrico, dell'elettro. ma solo se Magari gli gasolina. diamo, magari possiamo anche prima di applicare il gel, possiamo prendere un panno un po' bagnato E pulirlo e sì, pulirlo delicatamente dalla sotto, insomma, polvere, da un dalla puzzo. polvere, dato insomma, qualche pelo, la pelle che rimane attaccata, purtroppo. Però, insomma, questa operazione vi permette di allungare l'utilizzo di un 3, 4, 5 volte. In ogni caso, dopo 20-30 applicazioni, gli elettrodi è meglio cambiarli. Poi, Esattamente. ricordiamo comunque che quando si compra il Compex, all'interno ci sono comunque tanti elettrodi, quindi partite già con una buona scorta. Poi, se volete acquistarne altri, tanto meglio, nel senso siete a posto. Comunque sì, 20-30 utilizzi sono assicurati, cioè nel senso. Sì, cioè 20-30 utilizzi vuol dire 2 mesi. Poi, sempre la cosa, noi abbiamo fatto un podcast dedicato, abbiamo fatto di tutto, però non ci stanchiamo mai di darvi una mano a capire come posizionare gli elettrodi. Io in questo caso ricorderei a tutti semplicemente che bisogna scegliere l'elettrodo giusto per il proprio obiettivo, quindi orientarci tra quelli lunghi un bottone, quelli lunghi due bottoni, quelli piccolini. Basta guardare poi comunque sul poster incluso nella confezione o comunque disponibile sul sito con tutti i vari manuali. O ancora più comodo, sempre la famosissima app Compass Coach, che non deve mancare sul vostro smartphone. Esattamente. Vabbè, Poi, diciamo che è molto semplice. L'applicazione degli elettrodi è da fare sul muscolo all'inizio e fine del capo muscolare, del ventre muscolare, la parte gonfia, per così dire. seguendo la linea del muscolo. Seguendo la linea del muscolo, potete trovare l'applicazione dell'elettrodo, i suggerimenti di applicazione sul poster che viene dato con i modelli Acadi, sull'applicazione Compass Coach. Anche sul nostro sito, sugli approfondimenti del blog, sulla Sul macchina, telecomando sul direttore. telecomando stesso dei modelli wireless, insomma, le potete trovare in un sacco di approfondimenti sull'applicazione elettrica, che in realtà è molto, molto, molto semplice. Se volete fare un lavoro molto preciso, corretto, Certosino. comparabile, certosino, comparabile da una volta all'altra, penna punto motore sul nostro canale YouTube Compex Italia, che vi invito a seguire, Troverete un tutorial. trovate tutto, esatto, tutto quello che vi serve, e anche il posizionamento degli elettrodi potete farlo con tranquillità. Una volta che non lo appoggiate sul cranio, che non li mettete sul cranio, se avete un pacemaker, non li mettete sul petto, se siete incinta, non li mettete sulla pancia, Sull'addome. o sulla zona lombare, eviterei anche lì. Stati epilettici Stati oppure epilettici, direttamente non li sul mettete, collo. esatto, su una ferita aperta, cioè sul collo Insomma, davanti, nel senso, basta cioè, che poi in usare un po' realtà di sul collo davanti buonsenso. si può anche mettere, nel senso, però sono utilizzi riabilitativi, come anche sul viso, sono utilizzi molto particolari, quindi non fatelo da soli. Esattamente, ci sarebbe opportuno, diciamo, fare cose un po' più particolari seguite da un professionista sanitario. Esatto. Poi una cosa che in realtà non è tanto l'ultimo consiglio, che non è un consiglio post, ma in realtà sarebbe un consiglio pre. Quando scegliete la macchina pensate sempre alle vostre finalità, o anche quando scegliete il programma pensate sempre alle vostre finalità. Se avete una finalità estetica, orientatevi sulla categoria fitness, su una macchina fitness. Se avete una finalità sportiva, orientatevi su una macchina SP oppure una macchina come il Runner, e scegliete i programmi in base al vostro obiettivo. O se avete addirittura obiettivi riabilitativi o di trattamento del dolore, insomma, verificate sempre sul sito, anche sull'applicazione, potete scegliere una macchina rispetto a un'altra e controllare i programmi a disposizione. E così vi giostratevi, riuscite ad orientare sulla macchina che fa per voi. Tra l'altro, bellissimo sull'applicazione, perché una volta che avete scelto la vostra macchina potete aggiungere, selezionare un obiettivo e impostarlo come obiettivo da seguire, e in automatico vi escono delle notifiche ogni 2 giorni, 3 giorni, in base al tipo di obiettivo che volete raggiungere. E avete un promemoria per utilizzarlo al meglio. Sì, un vero e proprio calendario che vi serve appunto per
per raggiungere il vostro obiettivo al meglio possibile, il prima possibile. Insomma, ragazzi, l'applicazione Compex Coach è la vostra Bibbia del Compex, sostanzialmente. Leo, abbiamo Bene. detto tutto. L'ultimo consiglio che mi sento di dare è seguiteci su YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Strava Club, Chi più ne ha più ne mette, il insomma, blog, tutto, praticamente ragazzi. siamo ovunque, Siamo tentacolari. capillarizzati. E con questi consigli noi vi ricordiamo di scrivere nei commenti se avete domande particolari o mandare una mail a compexitalia@djoglobal.com, DJO Domodossola Ilunga Otranto, global.com, e basta. Grazie Leo Grazie e grazie a Marco. tutti. Ciao. Ciao.